L'identità c'è, Grassadonia ha restituito solidità e compattezza, la squadra subisce poco o nulla come nella prima parte della gestione Breda, nulla a che vedere con la Pescara delle prime nove di campionato, senza fisionomia, soprattutto senza organizzazione. Ora però lo step successivo, fondamentale per alimentare le speranze di una rimonta difficile, ma non impossibile. In sintesi urge migliorare la fase offensiva. Grassadonia. Difesa a 3 confermata, a 3-5 dir si voglia? Oggi stiamo lavorando su un 3-5-2, ma questa squadra ha tutte le qualità all'interno della rosa per fare anche altro e quindi bisogna con il tempo cercare di ottimizzare la settimana e cercare di variare anche qualcosina. L'equilibrio è imprescindibile, siamo assolutamente d'accordo. Come fare per migliorare la pericolosità negli ultimi 16 metri, anche perché le prossime tre partite secondo me costituiscono un po' la chiave di questa stagione, cioè le avversarie sono tutte difficili per carità, però sono rivali diciamo alla portata, Pordenone, Ascoli e Vicenza. Dico. Per quello che vorremmo fare e dobbiamo fare, tutto nasce chiaramente da dietro, no? Poi bisogna sviluppare bene dietro per arrivare a servire chi di dovere in mezzo al campo e poi devono innescare gli attaccanti, devono innescare i quinti e quindi è un processo che chiaramente parte da lontano e piano piano la squadra sta migliorando. Sono mancati giocatori importanti, giocatori che determinano, parlo di infortuni, vedi Seterra, vedi Giannetti. Odegaard secondo me è un giocatore dalla grandissima prospettiva, è un profilo veramente interessante, ma voglio dire è del 99, quindi è giovanissimo, ma ripeto, è un giocatore dalla grande applicazione, molto intelligente e quindi secondo me diventerà veramente un profilo alto. La prima cosa che abbiamo cercato di dare è dare un equilibrio alla squadra, dare una compattezza, dare voglio dire, un'impostazione ben precisa alla fase di non possesso palla, ma se avete notato, e certamente l'avrete notato, col passare del tempo abbiamo anche cambiato il centrocampo perché potevamo permetterci e dovremo permetterci un giocatore in mezzo al campo dalla qualità maggiore rispetto magari a qualche tra virgolette gregario. Quando parla di qualità centrocampo si riferisce al recupero del miglior Valdifiori che sembra essere definitivamente uscito dalle rotazioni? No, Mirko non è assolutamente uscito dalle rotazioni. Mirko è un giocatore che quando sono arrivato sicuramente non stava bene fisicamente. Per dimostrarmi ha fatto dei lavori che lo hanno imballato ancora di più perché per delicatezza ha preferito rimanere all'interno del gruppo e fare tutto il lavoro che faceva il gruppo. È un giocatore che sta crescendo molto, è un giocatore che è un esempio per tutti quanti gli altri perché è il primo a dare conforto nonostante non stia giocando in questo momento e quindi io osservo tutto, guardo tutto e Mirko è un giocatore che diventerà importante, ma lo è già all'interno dello spogliatoio. Out Bocchetti, Balzano e Tabanelli, Drudi squalificato, non convocati Riccardi e Basit, 3-5-2, il probabile 11, Fiorillo Trepali in difesa, Gut Sorensen rientra dopo 4 partite e Scognamiglio, a centrocampo Dessena, Busellato e Maestro in vantaggio su Macin, davanti Galano al fianco di Odegaard, entrambi insieme dal primo minuto già a Frosinone nella prima gara di Grassadonia. Per contro il Pordenone, appena un pareggio e un gol nelle ultime 5 partite. Ha pesato non poco la cessione a gennaio di Davide Dio al Monza. Nel girone di ritorno i friulani hanno conquistato solo 5 punti, uno in meno dei biancazzurri. Squadra in ritiro da ieri, sfida sentita e nel contempo delicata. In caso di ulteriore KO, il Pordenone più 5 sui play-out verrebbe risucchiato nella zona calda. Fuori Butic, Finotto, Bassoli, Pasa e Berra. Torna a disposizione Muscholic in gol nel match di andata. Abili ma solo per la panchina Falasco e Giacomo Calò che ha saltato le ultime 6 gare per infortunio. 4-3-1-2 il sistema di gioco, il possibile 11, Perisan Trepali, Vogliacco, Camporese, Barison e il polacco Szanowski in difesa. A centrocampo Magnino, Misuraca in realtà adattato da tempo nel ruolo di play e Scavone o Rossetti. Tra le linee Ciurria, alle spalle di Muscholic e Morra, già alle dipendenze di Grassadonia nella Pro Vercelli, stagione 2017-2018. Tesser. Ma è una partita molto importante chiaramente, poi
vale 3 punti in classifica sempre, e noi dobbiamo cercare di prenderli, tanto che ci manca la vittoria. È una partita difficile, mentalmente non sarà semplice perché veniamo da un periodo non brillante e quindi ci sarà quella classica tensione, ma penso ce l'abbia anche il Pescara. Noi dobbiamo farci trovare pronti, e su questo non c'è nessun dubbio. Dobbiamo andare con una carica agonistica, di una mentalità veramente di chi vuole ottenere un risultato importante. Una squadra da nomi importantissimi, da capitani nazionali albanese a tutto, ma aspetto una squadra che giochi col suo 3-5-2 classico, con di buonissima qualità e tanta fisicità. Ma aspetto una battaglia, sono sincero, ma aspetto una partita molto intensa, agonisticamente elevata. Dobbiamo pensare a noi stessi, al di là di chi affrontiamo domani, il problema principale e la risorsa principale è il Pescara. E quindi dobbiamo avere grande rispetto, noi abbiamo grande rispetto di questa squadra, perché è una squadra che gioca insieme da anni, è una squadra molto dinamica, che attacca bene gli spazi, molto fisica, quindi pericolosa sulle palle inattive, ed è una squadra che ha fame di risultato come noi. E quindi mi aspetto tanto dai miei, sappiamo insomma che partita ci aspetta, l'importanza, la valenza di questa partita. E come dico sempre, è un'altra finale e dobbiamo essere bravi a portarla dalla parte nostra.